Ciao a tutti amici ascoltatori e bentornati alla nuova puntata di Car Brewing, la tua birra fatta in macchina. Io sono Daniele, sto andando al lavoro e per i prossimi 5 minuti parlerò con voi per quanto riguarda l'hobby della birra fatta in casa e tutto ciò che ne concerne. Di che cosa voglio parlare oggi? È settembre, abbiamo già parlato di IGA, abbiamo già parlato di Lambic, abbiamo parlato di tutta quanta una serie di cose, abbiamo parlato anche di questo podcast, eccetera eccetera. Oggi voglio parlare di un altro aspetto, tra virgolette, del pollice verde che sta dietro l'hobby della birra fatta in casa, perché mai come negli ultimi 2-3 anni mi capita di incontrare sempre più, tra virgolette, colleghi brassicoli che hanno deciso di coltivarsi in casa il proprio luppolo per le proprie produzioni, unendo forse a più hobby contemporaneamente: l'hobby della produzione della birra, ma anche l'hobby della coltivazione, dell'agricoltura e di tutto quanto quello che ne può concernere. Ecco, un aspetto molto interessante questo qui, perché effettivamente mi piace, no? Mi incuriosisce. Io purtroppo non ho la possibilità, non ho un campo, non ho la possibilità di coltivare i luppoli, anche perché conosco gente che comunque, avendone anche la possibilità, effettivamente ha piantato delle piante di luppolo soltanto a scopi ornamentali. E invece conosco gente che addirittura ha, avendo a disposizione delle terre, ha proprio convertito una parte di queste terre proprio alla coltivazione del luppolo. Però non ho capito bene, però casomai parliamo, né? Perché come al solito Car Brewing non è un monologo ma è un dialogo. Aiutatemi a capire effettivamente quanto ne valga la pena autocoltivarsi il luppolo, perché effettivamente dai colleghi homebrewers che sento, che hanno la media di una decina, trentina di piante, comunque il luppolo che producono gli basta a malapena per le proprie produzioni, perché poi effettivamente devono integrarlo con del luppolo in pellet o comunque in coni comprato direttamente dai vari rivenditori online, oppure chissà che altri fornitori, se c'è qualcuno che ha la fortuna di avere dei fornitori vicino a casa. Ecco, questo aspetto un po' mi intriga, no? Perché al di là di tutto che c'è tutta quanta una scienza che sta dietro, perché non è semplicemente piantare una pianta e poi automaticamente cresce da sé, anche se mi pare di aver capito che il luppolo comunque è una pianta si adatta facilmente a tutta quanta una serie di condizioni, soprattutto per quanto riguarda la crescita, e soprattutto ha una crescita molto molto veloce. Ho visto dei tralicci di luppoli, di luppoleti che praticamente arrivano anche a 10 metri di lunghezza. Non sto scherzando, non sto esagerando. Ne ho visto uno per esempio quando sono andato al Fico qui vicino, io abito a Bologna, vicino a me c'è il Fico, la fabbrica italiana contadina, dove ho visto delle piante di luppolo lasciate libere a se stesso. Oppure mi è capitato di vedere lungo dei torrenti dei luppoli selvatici, dei luppoleti che praticamente erano piante altissime, molto aggrovigliate, eccetera eccetera. Anche se poi sul luppolo selvatico ne potremmo fare una puntata a parte. Ecco, aiutatemi a capire, amici homebrewers, perché effettivamente questa volta vi sto chiedendo proprio apertamente: spiegatevi voi a me come funziona la cosa, come funziona il tema dell'autocoltivazione del luppolo, e soprattutto quanto e come utilizzarlo, in che modalità utilizzarlo dentro le proprie birre. Perché io adesso mi immagino questa cosa, io quando compro del pellet online sono, tra virgolette, sicuro, mettiamola così, che comunque è in condizioni sterili, quindi lo posso utilizzare anche per farci del dry hopping, o comunque c'è tutto quanto un trattamento particolare di imbustamento, chissà che altro, per garantirmi, tra virgolette, la non infezione del mosto. Ecco, capiamoci, sto guidando, le parole potrebbero non essere quelle giuste. Invece con un luppolo autocoltivato è consigliabile utilizzarlo solo in bollitura? Che resa aromatica ha? Che resa amaricante ha? Perché poi effettivamente, a prescindere dal fatto che le piante derivano tutte quante da radici selezionate, adesso la parola giusta non è radici, non mi viene in mente il termine corretto, perdonatemi, e casomai integrate, di luppoli comunque selezionati, quindi abbiamo effettivamente delle varietà di Cascade, abbiamo delle varietà di Tanum, Equanaut, eccetera eccetera, insomma tutte quante le possibili declinazioni di questa fantastica pianta. Però poi effettivamente possiamo utilizzarlo, per esempio posso utilizzare del luppolo autocoltivato in dry hopping? In che modo? Come posso renderlo
affidabile al 100%. Boh, non lo so, forse stamattina avevo fatto un po' troppe domande, ecco, però il tema mi interessa, mi intriga molto, poi casomai se mi aiutate a costruire, datemi delle informazioni per costruire una nuova puntata, per eventualmente risolvere e per rispondere a tutte quante queste domande. Per il momento vi saluto, vi ringrazio, buona giornata e a presto!